Quindi quando avete i semi sottoposti al priming, poi come fate a stoccarli? How should you store them to keep them viable for a long time? Per assicurare la viabilità del seme per un lungo periodo. So I'll quickly describe an experiment I did. Quindi vi descriverò un esperimento brevemente da me fatto. One treatment was surface drying. Uno dei trattamenti era SD. appunto di essiccarli in superficie. So I just took paper and blotted the E seeds. quindi ho tamponato i semi con della carta. And dried back was more dry. Cioè, il secondo punto era un'ulteriore asciugatura del seme. So I stored them over saturated calcium chloride, Quindi li ho stoccati in una which gives a soluzione certain satura relative humidity. per una umidità, per una settimana. I forget the exact relative humidity. Non ricordo esattamente l'umidità relativa. And then the most dry seeds were vacuum dried. E poi abbiamo l'asciugatura a vuoto, cioè sottovuoto. Okay, so I have three levels of drying. Ci sono tre livelli per essiccare il Next seme. slide. And so we have the three levels of drying. E quindi abbiamo i tre livelli di and this is asciugatura del seme, di essiccazione. the duration of E poi storage. la durata dello stoccaggio in settimane a 25 gradi. This is no storage. Questo è il nono Up to stoccaggio, 8 weeks of fino storage. a 8 settimane di stoccaggio. And if you just read this. Ok, e le percentuali di germinazione dei semi stoccati attivati non erano diverse da quelle dei semi non immagazzinati e attivati. La germinazione di DB, potete riferirvi alla tabella, e dei semi DB e dei semi VD dopo 8 settimane di stoccaggio era però più lenta rispetto a quelli dei semi trattati con SD. So there was a slight increase Quindi c'era un leggero after aumento 8 weeks. dopo 8 settimane. Next slide, please. This is another study. Questo è un altro studio. Non-prime seeds. Vedete i semi non sottoposti a And this actually priming. looks at the seed moisture E concentration. quindi sembra che abbia una concentrazione di umidità. Let's see. Vediamo un po'. Oh, surface dried, Ecco qua, i dried back, semi and essiccati in non-stored. superficie, i semi riessiccati e invece i semi attivati non stoccati. You see the very Nella high, tabella centrale stoccati per un mese, invece nella prima tabella stoccati per un the mese. very high moisture content of Il prime contenuto seeds that di are not stored, umidità maggiore and per then i dried semi back che is much sono less. essiccati in superficie e per i semi invece che sono essiccati due volte nella tabella dei semi non stoccati 23.0 e 4.0 sono quelli più alti. There were actually two other treatments. C'erano altri due trattamenti. This was PEG, polyethylene glycol, prepared Sì, with water. glicopolietilena in acqua. And this is PEG prepared with E a anche dilute l'altro con una PEG, solution of però con una gibberellic acid. soluzione di acido, scusate, giberillin. Sorry. Giberelli. Acido gibberellico. Okay, next, please. And this is the final germination E percentage. questa è la percentuale di germinazione finale. Forgotten the conclusions here. Però Let's go non to mi the next, ricordo le conclusioni, andiamo a quella successiva. This is E50. Questo è And the E50. next slide. So, storing prime seeds, this is sort of the Questo è lo conclusion. stoccaggio dei semi Can't you just, sottoposti would you mind just read this? a Yes. priming e di solito tra il 7 e il 10% del peso secco del seme. Più bassa è la concentrazione di acqua dei semi attivati, più bassa sarà la successiva germinazione.
Nel caso di BUT le concentrazioni di acqua più elevata, la concentrazione di acqua più elevata riduce l'emivita, quindi la shelf life, quindi c'è una perdita del vigore del seme. E l'ultima raccomandazione è che bisognerebbe refrigerare i semi sottoposti a priming. So most of the seed companies sell primed seeds, but they will call them probably enhanced seeds, enhanced or other names to show that they're improved. Allora, molte di queste ditte sementiere in realtà vendono questi semi già attivati, però ci fanno capire che sono enhanced. What do you mean by enhanced? Made better. Ah, ok, che potrebbero migliorare la resa, potrebbero migliorare, diciamo, la qualità del seme stesso. Now, in priming you can add certain things to the solutes or to the matrix. Potete aggiungere alcune cose ai soluti durante il priming, per esempio degli elementi di protezione, fungicidi, insetticidi. Growth regulator. This is not for microgreens. No, this is not for microgreens, right? Non è solo per i microortaggi. This is generally. E questo è in generale, non vale per i microortaggi. No, ha detto in generale, in generale. No, ma non vale per i microortaggi. Okay. Because you're not. This is not. Usually you don't do that for microgreens. This is just general, yes. È in generale. Now this can be used for microgreens. Terzo punto potrebbe essere utilizzato, cioè agenti di controllo biologici. In fact, I'm going to talk about that later. Infatti, io vi parlerò più di questo, del biopriming. In fact, it's illegal. It is not legal. Cioè, non è legale. To add these aggiungere for food crops. I regolatori. But you can for ornamental crops, but not food crops. Scusa. And there is always you have to follow the label directions. Sì, infatti bisogna sempre seguire le direttive indicate nell'etichetta. Va bene per gli ortaggi in generale, ma non per i micro ortaggi. Next, please. So, in looking at this one where we primed with gibberellic acid. Allora, guardate un attimo questo PEG. We got a slight advancement. Avete un leggero avanzamento in germination. Nella germinazione. Both osmotic priming entrambi and matrix priming. Osmotico, so we go from this to this. Di matrice, this guardate, to this. 5.8, 4.5, 5.9, 4.6. But very interestingly, ma è molto interessante notare the shoot dry weight increases with the gibberellic acid. Questo aumento da 10.6 a 15.7, da 11 a 15.9. And compared to the non-prime quindi seed, possiamo paragonarli ai semi non attivati. There's a doubling of the 7,3 ed è praticamente rate il doppio rispetto but this ai is an, non trattati. This is an ornamental plant, so it's okay. Quindi, però attenzione, questo è una com'è? Una pianta ornamentale, l'Echinacea purpurea, quindi non è un micro. And another interesting thing is un altro elemento interessante, that you know gibberellic acid is a growth promoter. Sapete che il gas gibberellico, you can see the difference in the length of the petiole, diverse lunghezze dei piccioli, and the lamina is the leaf blade. La lamina, big increase with gibberellic acid. Abbiamo un notevole aumento, 26 e 25. So this would be good for the ornamental industry. Quindi questo potrebbe essere assolutamente favorevole, ottimale per l'industria ornamentale. But not legal for vegetables. Ma non è legale per quanto riguarda gli ortaggi. I wish I could remember. It's in the paper. Sì, mi ricordo nell'articolo c'era qualcosa. I think it was 2,000. Penso che fosse milligrams per litro. 2,000 per 200 milligrammi per litro. Però dovremmo controllare. Next, please.
And this is priming in PEG for carrot. Questo è il priming in PEG per le carote. With or without. Con o senza. This GA4 plus 7, which is an analog of GA3. And this is the percentage germination. E questa è la percentuale di germinazione. The final germination percentage. La germinazione finale. And you see this a big increase. Quindi c'è un notevole incremento. Compared to the non-primed. Rispetto invece ai non trattati. Quando parla di soluzione è solamente acqua. Io parlo di PEG diluted with water. Diluito in acqua. Or PEG diluted with gibberellic acid con solution. PEG diluito in una soluzione di acido ciberellico. Now there is something called hydro priming. È molto importante una cosa che si riferisce a mistake to call it that. Che possiamo definire come un errore. Anyway, next slide, please. And oh dear, what's this? This is the same carrot study. Questo è lo stesso studio sulla carota. This is a 24-hour pre-priming soak. Questo è un'immersione di 24 ore in acqua. And this is a water replacement after 24 hours. WR sta per sostituzione dell'acqua dopo 24 ore. And this is with gibberellic acid. Questo invece con acido gibberellico. And then 2 weeks of priming. E poi invece 2 settimane di priming in PEG. And then the final germination percentage. La percentuale di germinazione finale. In 2 cultivars. In 2 cultivar. Of carrot. Delle carote. And if you look at the. E se date un'occhiata. This is non-primed. Ecco, questi sono i semi non attivati. And you can see the increases in germination percentage. L'aumento nelle percentuali di germinazione. Next slide, please. And this is the just using Asmer Kingston. Sì, si usa semplicemente l'Asmer Kingston, no, in questo caso. And this is using different germination temperatures. Diverse temperature di germinazione. This temperature would be like an early spring planting. Diciamo per una semina molto precoce. You can see the big difference. Vedete la grossa differenza che c'è tra i non trattati e i trattati. So this means you could plant the carrots. Quindi potete seminare le carote earlier in the field. Potete piantare molto precocemente nel campo. And this is the difference in e the time. E questa invece è la differenza di tempo. You can go from 35 da 35 days in the non-prime. 35 giorni. Down to 4 days fino with the prime. 4 giorni so it's nei a big trattati. Advantage. Quindi è un grosso vantaggio. Next slide, please. And it is said that prime seeds. Si dice appunto che i semi are particularly useful in stressful conditions. In condizioni di stress. Next slide, please. And. In this case, the stress in questo caso lo stress è dovuto alla salinity. Temperatura e alla salinità. And I forget the exact salinity. E anche se non mi ricordo l'esatta salinità. And the 3 colors. This color is non-primed. Sono questo colore è non trattato, cioè non attivato. This is primed in seawater, instant ocean. Trattato in this one. Mare. And this is primed in PEG. E invece quello celestino è trattato in PEG. And again, you can see di nuovo potete osservare that the big increase in final germination with the primed di germinazione finale compared to the non-primed at stressful temperature. But the difference was not as much when you have salinity. Non è tanto so it helped in salinity, but this is a very bad rate of emergence. È un tasso di emergenza molto elevato. And at optimum temperatures, diciamo somewhere in here, ottimale, not much difference. Quando la temperatura è ottimale, non c'è poi questa grossa differenza. But here there is. Qui a significant difference. Una
differenza significativa. Next slide, please. And this is asparagus. Anche qui lo studio sull'asparagus. Now asparagus is a very salt tolerant plant. È una pianta molto tollerante. Probably one of the most salt tolerant vegetables that there is. Forse tra le più tolleranti. And I've found out today that salinity is a big problem in the Mediterranean. La salinità è un problema molto serio nella zona del Mediterraneo. And so you can see with quindi potete osservare, at 10 degrees, a 10 gradi, priming does increase il priming aumenta germination, but it's still not enough. Ma non è ancora sufficiente. I was hoping that this io would be, speravo, you know, che like this, qui ci fosse un aumento molto più alto. Next. Now the mechanisms of seed priming. Do you want to just read that? Okay. I meccanismi sono appunto l'indebolimento dell'endosperma, della radicola, l'aumentata mobilitazione delle riserve alimentari dei semi, quindi un'attività della milasi aumentata, una aumentata attività respiratoria, quindi un'accumulazione di ATP, una sintesi aumentata del DNA, un aumento dell'attivazione o della sintesi degli enzimi chiave, nonché un aumento della riparazione cellulare, cioè una migliorata integrazione della membrana e una diminuzione della conduttività elettrica nella soluzione in cui vengono imbevuti i semi, un adeguamento osmotico, una pressione del turgore della radice aumentata, nonché uno sviluppo e una crescita embrionale che risultano migliorate. Next slide, please. So all of this happens. Remember tutto the first. Tutto questo ricordate. The first stage is imbibition. Vi ricordate nella fase della imbibizione? This is water to uptake. Ecco questo. Cioè della assunzione di acqua. Lag phase. Poi questa è la fase lag, cioè la and fase so di it's pausa. All of this e stuff. Tutte queste cose accadono durante questa fase 2. Happens during this fase di riposo. Stage here. And then of course this is, e poi infine abbiamo la fase 3 post-germinazione. If you put the seeds now in high water potential, they germinate. Mettete in un potenziale idrico molto alto i semi in questa fase 3, la germinazione Next prende slide, il please. Volo. So sorry. I want to look at this is a quick look at questo è una study done on parsley. Di uno studio fatto da Olszewski. What's parsley in something crispum. Petroselenium? No, parsley. Parsley. Per prezzemolo. Parsley. Prezzemolo. Okay. Uno studio sul prezzemolo. Okay, if we just have a quick look. Okay. First of all of the umbelliferous crops. Tutte le coltivazioni ombrellifere have two hanno sides. Hanno due lati. This is called a mericarp. Mericarp, mericarp. This is called a. Hanno le due parti. Yeah, small and large. È più grande. So large mericarp. Questo è grande. Small mericarp. Mericarpo più grande, quello più piccolo. And very often when there's molto spesso, when you buy these seeds, this is for carrot, semi, come per le carote, carrot, parsley, leek, celery. They're sedano, all like this. Okay, sono tutti così. And very often the seed companies will break these apart, forse, but sometimes they will come to stuck together, and no one has looked at the germination of the big versus the little. Germinazione della parte più grande rispetto alla parte più piccola. So next slide. Oh, quali sono i problemi del prezzemolo? C'è una germinazione del seme non affidabile, uno scarso inserimento nel campo. Ci sono degli inibitori del seme, ci sono degli embrioni immaturi e la presenza di funghi.
Next, please. So if you look at se osservate quindi the non-prime seeds dei semi and the small versus the large. Quindi ci sono quello più grande, la parte più grande e la parte più piccola. The large has a higher germination percentage. Ha una percentuale di FGP del 71%, quindi più alta rispetto a quella alla parte più piccola. And if you prime them, e invece se li attivate, you get an increase in germination percentage. Un aumento and pari a 72-78%, mentre con G50 abbiamo G50. Una diminuzione di 6,4-6,7. Now the problem is no one is going to separate all the small from the large. Naturalmente il problema è che nessuno andrà a separare la parte più piccola dalla parte più academic interest. E questa è solo una speculazione accademica. Next slide, please. And this PhD student did a lot of priming and then fixing and staining the tissues and doing microscope work. Okay. Molti dei miei studenti hanno analizzato al microscopio e dopo aver fatto operazioni di priming, di fissazione, altri esperimenti. Next slide, please. And what he found was uno dei miei studenti ha scoperto quanto viene illustrato nella first tabella. Of all, he tried priming for 1 week versus 3 weeks. Il priming per 7 giorni e per 21 so this is the duration of priming. Quindi questa è la durata del priming. Not much difference here, non c'è una grossa differenza, but a big difference, ma invece c'è una grossa differenza here. Nel G50 4,5 2,5 so a big advancement. Quindi in c'è un grosso rate, avanzamento much nella faster. Percentuale che so diventa molto più veloce. Next slide, please. And what he did, he looked at the, ha fatto è che ha dato un'occhiata the endosperm, all'endosperma, which surrounds the seed, che circonda il the embryo, and here is the embryo. L'embrione. And he looked at e ha osservato what this is as the seed, as the embryo grows, quando l'embrione cresce, the endosperm is digested viene to feed the embryo. Per alimentare l'embrione. So as the embryo, quindi, as the endosperm decreases, quando l'endosperma diminuisce, there's an increase cioè in the depleted layer. Nello strato superficiale. Okay. So you can see that with quindi, increasing priming, vedere, the depleted layer gets bigger and bigger and bigger. Diventa sempre più grande e grande. Meaning that the endosperm is used more and more and more. Ma sta utilizzando. With a corresponding increase in the embryonic cotyledon and radical growth. Abbiamo 2,15 e 2,99 e nella radicola ancora un aumento. So one of the effects of priming then is qual è uno degli effetti del priming? Increased embryo growth during priming, which leads to the faster e quindi germination after priming. La germinazione next, dopo il priming. Next slide. Oh, what's this? Let's forget that. Okay, andiamo avanti. All right, now another thing is he looked at un'altra cosa che il mio studente ha osservato fungal infestation è l'infestazione during priming. Quindi durante il priming. Parsley. Sempre nel prezzemolo. Next slide, please. So this is the paper. Next questo slide. Questo è il nome dell'articolo. That's this is by the way a British journal. I think you've all looked at it. Ecco, it used to be just Journal of Horticultural Science. Era il Journal of Horticultural but then they Science. Added biotechnology later. Poi hanno aggiunto l'espressione di biotecnologia. Yes. Next, please. There have been reports that during priming you can si have growth of priming, bad la microbes crescita di microbi on the seed surface. Sulla superficie del and this sole. Is in borage, yes. Noi, but it's been reported in all of these crops. Borragine, scusami. Borragine. But there are very few papers sì, that ci sono describe articoli, però, che riguardano this growth of bad questa organisms crescita, questa proliferazione batterica. So people have often used sodium quindi hypochlorite viene usato l'ipoclorito di sodio before priming to prima del disinfest priming
per disinfestare la superficie del seme. Okay, so next slide, please. We did try. I did a little trial, maybe 2-3 years ago, using sodium. Abbiamo usato un paio d'anni fa sulla borragine. Did you use a surfactant as well? I think that would help. This did have a surfactant in it, because the fungi are in the little cracks, perché i funghi or si crevices, nelle crepe. But you can see here with prime increasing. Però vedete con i non have two water, two osmotic potentials. Due potenziali osmotici. Three durations of priming. Tre durate di priming. And you can see, especially here, in particolare qui, nella colonna dell'FGP, the germination percentage decreases la germinazione diminuisce as you increase the duration of the priming. Aumenta la although the G50 does decrease. Mentre il G50 so what is causing this decrease? Quindi cosa sta causando questa diminuzione? What they found was quello che hanno scoperto è che that the percentage of disease seedlings di sementi malate. Let's see, yes. Okay, if you have no ecco, se avete soak of sodium hypochlorite, you have a very high percentage ecco of disease seedlings. Di sementi malate, if you 42. Use sodium hypochlorite, usate, no disease seedlings. Vedete che non avete zero come sementi malate. But if you go for 21 days, invece se per 21 giorni you go from continuate a usare la soluzione 42 ecco che le malattie 36% vanno da 42-36 a 50%. Oh, even with sodium hypochlorite con questa you get 50% disease seedlings, which is what you're seeing. Di 50%, che è esattamente quello che Francesco ha appena detto. So next slide, please. And here is the a fruit damage. This is the Schizocarp rating. Allora, questo è la percentuale di danno al frutto. So you can see that the disease or the damage rating increased with increasing priming. Con l'aumentare. And the colonization e il tasso di colonizzazione aumenta ugualmente. Next slide. And it turned out that this was Alternaria alternata. Do you know that one? Conoscete l'alternaria? And you can see that with the non-primed mericarp, you can see a fairly clean seed surface. Avevano una superficie dei semi abbastanza pulita. But you can see the mycelium, mentre invece la micelia copriva la superficie. The seeds with the nei mericarpi trattati. So you have to be careful with priming to avoid per evitare microbe growth during priming, bad microbe growth. Di batteri dannosi, nocivi. So it might be a good idea always to use bleach. Quindi può essere but with surfactant dei oppure dei disinfettanti di superficie. Next slide, please. Okay, after all that, dunque, dopo aver detto I'm going tutto to say questo, that priming is not essential for microgreens. Non è essenziale per i microortaggi. So crop production will be quindi la produzione degli ortaggi sarà velocizzata di poco e penso che i produttori non dovrebbero utilizzare il priming per i loro semi, è troppo laborioso. La germinazione dei semi prima che siano piantati è facile da fare e fornisce tra l'altro un grosso vantaggio nella resa dei microortaggi. Questa è definita pre-germinazione, cioè germinazione prima della semina. So this, I think, is the key. Io penso che questo sia la chiave. The key to growing microgreens, in my opinion. Per i microortaggi. No, not priming. Quindi non priming osmotico, ma yes, but this developed from matrix priming.
E questo we did si sviluppa. We did matrix priming first. Abbiamo prima parlato and di then priming, we decided not to bother with it. Poi abbiamo deciso di non farlo più. So the next slide, please. This is that study, that paper questo there. È lo studio di quell'articolo che abbiamo osservato prima. Where we in cui we're trying to advance the establishment of radish, kale, and amaranth. Sì, noi abbiamo cercato di ottenere dei risultati migliori in serra con ravanello, kale e amaranto, e quindi questi ortaggi in particolare attraverso dei trattamenti sui semi. So this is we prime them matrically in vermiculite at 50% water. Quindi li abbiamo sottoposti a priming con il 50% d'acqua and then dried them back. E poi li abbiamo essiccati. Li abbiamo semplicemente just surface dry them overnight. No, è un'asciugatura superficiale. Poi li abbiamo sottoposti a priming 50% in acqua in vermicolite e poi fatti germinare 150% in acqua in vermicolite. Are you reading this one? Yes. Okay, this is the one where I thought of the idea of pre-germination. Io è da lì che ho avuto l'idea della pre-germinazione. If you have to 50% moisture, perché it's priming. Perché hai un 50% but then, di umidità, after the 50% moisture, we added another 100% moisture. Ma poi, se al 50% moisture, di umidità, noi aggiungiamo un ulteriore percentuale. So we go from minus 1 to arriviamo minus da meno 0.3. Uno a meno 3. And so the seeds actually begin to germinate in the vermiculite. Di fatto comincia a germinare. Yes, a two-step process. Questo però è un processo that's what the initial idea was. Bifasico, questa era l'idea iniziale. The other is to go straight. L'altro invece di andare direttamente straight to the 150%. Alla germinazione, cioè di andare direttamente al 150%. And so they will begin to germinate right away. Cominciano direttamente a germinare. And then of course non-treated seeds. E poi parliamo dei semi. If we can look at the next slide, please. So we have shoot dry weight at 13 days after planting. Abbiamo 13 giorni. And I'm just looking at kale and amaranth. Piantato insieme. You can see that the primed and germinated had a higher l'ortaggio che si è al priming e poi viene subito germinato ha delle percentuali più alte than the primed and dried. Rispetto a quello invece sottoposto al priming e poi essiccato. But if you look at just the germinated, però date un'occhiata a quello germinato, that's quite an advantage over the non-treated seed. Ha un buon vantaggio rispetto invece a quello non trattato. And the same thing here. La stessa cosa per l'amaranto. Tra il non trattato e il germinato. So I don't think that growers are going to do this. Penso che i produttori where you start off with 50% moisture, cioè quando si inizia con il 50% di umidità, and per then una settimana, add more water. It's too much work and they will forget acqua. To no, do it. Troppa acqua e non vale la pena. So I think this is the future. Io penso invece che il futuro sta in and questa this, terza colonna. In fact, is the method that's used in that by that big grower in Florida. Dai grossi produttori in Florida. So next slide, please. And so actually what, e quindi in realtà, what we were doing, it was really a two-step process where we started off with only 50% moisture, soltanto col 50% minus 1.2, cioè minus 1.3, 1,2, meno 1,3, for perhaps 1 week. Forse per una settimana. And then we added more water, e poi aggiungiamo ulteriore acqua, up to 150%, fino a 150%. And it was during this step then that the seeds germinated. Seconda fase che noi osserviamo la germinazione. A two-step process. Quindi un processo bifasico. And that it's actually a one part in seeds to five parts vermiculite by weight. Seme su 5 di vermicolite. Mi riferisco ai pesi. Okay, next slide. So if you quindi, look at radish, se guardate il ravanello, we have first of all the non-treated seeds. Il seme non attivato. We can see a slight increase un leggero in shoot fresh weight rispetto with the two-step process con un processo bifasico, and the decrease in A50. È una diminuzione in A50. So this isn't very exciting. Oh, questo non è molto. But with the red amaranth, which is much slower growing microgreen because it's red, it doesn't have as much chlorophyll. Non ha molta clorofilla. There's a big advantage then to grosso vantaggio
priming and then germinating, che nel priming e poi la germinazione to the control, abbiamo una, but if you just germinate, you get an advantage rispetto al 12%, ma non rispetto al germinato soltanto, che è pari al 17,6%. So ideally this would quindi be the thing to use, idealmente, but it's a two-step process and growers won't do it. Che è so sempre un processo bifasico. This is the word I think that people will use. Anche se ritengo che sarà solo il seme germinato che verrà utilizzato dalla maggior parte dei produttori e delle persone. Next slide. Oh, okay. Will growers be willing quindi to undergo the two-step procedure? Saranno disposti ad adottare questa procedura bifasica, cioè a due fasi? Just read it, okay. Yes. Il produttore di microortaggi ha detto no, invece preferisce superare la prima fase di priming e adottare solamente la pre-germinazione del seme. So he uses the vermiculite, utilizza la vermiculite number three, la numero 3. And he has one room that is filled with shelves. Che è piena di scaffali. And on those shelves are seeds mixed in vermiculite. Dei semi nella vermicolite. And each species, through experimentation, they've established the number of days at a certain temperature. Ad ogni specie viene attribuita 21°C, 70 Fahrenheit. I giorni di germinazione, per esempio a una temperatura di 21°C. So for instance, table beets might be 5 days. La barbabietola può avere 5 giorni. Radish might be 1 day. Il ravanello può avere invece 1 giorno. It's experimentation. Si tratta sempre di fasi sperimentali. Next. That's the other paper. Questo è l'altro articolo. So, just to show the advantage of just using pre-germination, giusto per mostrarvi il vantaggio di usare with i semi rocket pre-germinati, at, per esempio la rucola 14 days after planting, a 14 giorni dopo essere stata piantata, quindi 21% increase del 21% in grams per meter squared, in grammi per metro quadro. Next. Okay, now when you are doing this pre-germination, che cosa facciamo con questa, you have to experiment with the moisture content of the vermiculite. Della vermiculite. So we have 100%, 150% by weight. Secondo il peso. And here, if you look at the germination percentage, la germinazione, le percentuali. There isn't enough moisture here, non c'è abbastanza or here, umidità qui o qui, because the water potential is too low. Il potenziale idrico è troppo basso. But once you get to 200%, you get ottenete invece high germination compared to the control, and you get good radical growth. Un controllo notevole, una lunghezza. This is on day one. Maggiore. On questo day two, questo è il secondo giorno. It was all 100% germination. Avete una germinazione del 100% in tutti i casi. But the radicals were too long. La lunghezza della radice so è troppo the timing lunga. Is critical. Perché il tempo è fondamentale. Because if the radicals are more than 5 millimeters long, they break. Se la radice è più lunga di 5 millimetri, si rompe. Next. So this is looking at table beet adesso guardiamo la barbabietola with different percentage moisture in the vermiculite. In vermicolite. And this is numbers of days in the vermiculite looking at germination percentage. Percentuale di germinazione. So if you take 200%, quindi, prendete in considerazione il 200%, we go to 10% to 30% to 60% 30%, 40%, in 5 days. 60% in 5 giorni. Let's see, and this is radical length millimeters. E questa è la lunghezza della radicola. You can see that by day 5 they are way too big if you have lots of moisture. Sono anche troppo lunghe se l'umidità è tale. So you have to make a judgment. Quindi dovete giudicare bene, considerare bene. The judgment is
which is the optimal percentage cioè germination, la percentuale migliore and di germinazione, the e qual è radical length, cioè qual è la lunghezza migliore ottimale della radice. So I decided parametri da considerare, 150% deciso, 150% in questo gives caso, you about 50% germination, il 50% di germinazione, and the ones that are not germinated are very close to germinating, sono in prossimità proprio di germinare, and the radicals are not too long to break when you distribute the vermiculite. And incidentally, you sprinkle potete anche the vermiculite and the seeds together. La vermicolite sui semi. You don't need to separate the vermiculite from the seeds. Separare la vermicolite dai semi. So if you have quindi, a certain area to sow, area data, you need to know how much vermiculite will be needed to spread the seeds over that area su quell'area, and the number of seeds to give the right seeding rate necessary per una semina corretta. L'uso di vermicolite è un problema nella raccolta dei microorganismi. You have to wash them, yes. Perché bisogna lavarli. But usually it's not a problem. Sì, non è un problema di solito. Ma what the commercial grower is, i produttori when he first plants di solito quando piantano the vermiculite seed mixture, he uses heavy irrigation, not mist, but big drops. Non sono and that nebulizzate washes le gocce, the vermiculite down flat gocce, with the mat or with the substrate in maniera yes. piatta proprio sulla vasca sul substrato. I've been in his greenhouse where io he's had to rewash microgreens because of little flecks of vermiculite lui, on the plants. Ci sono but usually he doesn't have the problem. Sulla vermicolite, ma di solito questo non costituisce un grosso problema. You're keeping up with me. It's incredible. Yeah, I try. Next slide. Okay, so this is using that. Allora, in questa maniera rate that I suggested. Abbiamo una incubazione di 5 giorni al 150% di acqua. Qui sono i semi pre-germinati. Because normally table beet is quite slow è più lento. And charred. Anything in the Chenopodiaceae, right? Sorry? The Chenopodiaceae. La Chenopoiesi. Come? Chenopoiaceae. It's a family of plants. Chenopodiaceae. Chenopodiaceae. Which is the only family that doesn't get mycorrhizae. Why is that? That doesn't do what? Chenopodiaceae never have mycorrhizae. I don't know. It's not attacked by microbes. Sorry. It's not attacked by. Oh no! Don't worry. It's a side. Stavo parlando. Lui dice che le Chenopodiaceae non hanno mai micorrize, che sono dei funghi che colonizzano. Infatti era quello che avevo chiesto. Sì. Mycorrhizae are very important. Non avevano mai attacchi dai funghi. Sì. But not. No, sono dei funghi benefici. Okay. The next slide, please. So this is just a quick look at. Questa è una rapida occhiata. This is after 5 days. Non attivati. Non-treated and pre-germinated. Big difference. E semi pre-germinati. C'è una grossa differenza. Next slide, please. And another study we did. Questo è un altro studio che abbiamo fatto. Let's see. Oh, I had the vermiculite in big containers. In contenitori abbastanza grandi. And one of my concerns was that as you go down in the vermiculite, there might be less aeration. Ci potrebbe essere meno areazione. And perhaps some anaerobic respiration. E forse anche una respirazione anaerobica. And so I took. E quindi. I had the jars laid flat. Or vertical. Contenitori verticali o molto bassi o molto piatti, quindi o in orizzontale o in verticale. And then within each of those orientations, horizontal, vertical, I took samples of seeds from the top versus the bottom. Dei semi and so you can see
e potete vedere che è dal fondo the percentage germination, la percentuale di germinazione. Let's see. What does that show? Vertical. Yeah, nella, vertical has less germination than horizontal. Verticali. And that varia rispetto a quelli orizzontali. I guess top versus bottom doesn't make much difference. Quindi non c'è una grande differenza però rispetto alla cima e al fondo. Is aeration during pre-germination. Ecco, importante and this needs more work. There must be a better way to do this. E questo richiede molto lavoro. And that's why ci deve essere una maniera migliore. Lately I've been poking holes in ecco the bottom of the container for the vermiculite. Proprio per consentire la reazione e affinché ci fosse un maggiore scambio di gas. Next slide, please. Okay, could you read this, please? Okay. Quindi piantare un seme di bietola o di barbabietola germinata dentro a un mix di vermiculite può aumentare la crescita delle piantine precocemente e in maniera sostanziale rispetto invece ai semi non trattati, non attivati. I semi quindi dovrebbero essere germinati in una superficie, cioè in superficie, non in profondità, quindi 4 cm, piuttosto che in profondità, cioè 10 cm, in strati di vermiculite, al fine di poter raggiungere una germinazione pari al 40-45% con delle radici che siano inferiori a 8 mm di lunghezza. Tale trattamento di germinazione, quindi si legge tra parentesi 27 gradi in un contenitore, cioè in un substrato di vermicolite che non sia troppo profondo, con 150% di acqua per 2 giorni per la barbabietola o 3 giorni per la bietola, ha dato un risultato di 0,33 e di 2,79 più elevati rispetto ai pesi dei germogli freschi rispettivamente, e quindi a 11 è stato raggiunto questo numero 11 attraverso rispetto ai semi non trattati. Next slide, please. I just want to talk about germinating. Okay, vorrei parlarvi della in vermiculite or on gel. Nella vermiculite o nel gel. So we have the same treatment quindi as abbiamo before. Lo stesso trattamento di prima. In vermiculite, 150% water. 150% di acqua per 5 giorni a 20 gradi. And then we have a 2.5% hydroxyethyl cellulose. Idroxientina. This is known as H. È conosciuta come HEC. HEC, cioè gel HEC. It's used everywhere. It's used in toothpaste. It's used in salad dressings. È usata un po' in tutte le varie culture. And it's used in cement. E anche mortar. Nel cemento. So it's cheap. È perché è molto a buon mercato, quindi. It's edible. Ed è commestibile. Correct. So there's no problem. Commestibile, quindi non ci sono problemi. È usato in vari settori, ma. Let's see. Oh, and at planting time I added another amount hanno of gel anche, just to increase the volume. Durante il momento in cui veniva piantato il seme un ulteriore quantitativo di gel. Next slide, please. So, seed pre-germination in vermiculite. La pregerminazione del seme nella vermicolite. Shoot fresh weight. È il peso del 7 days after planting or 15 days after planting 15 giorni dopo la semina compared to the non-treated rispetto ai semi non trattati. You can see that potete osservare che germination in vermiculite la germinazione nella vermiculite was better than germination era decisamente migliore rispetto a quella nel gel. But these are very big Però, increases in qui parliamo di aumenti notevoli.
Now, this needs more research. Abbiamo bisogno di indagare ulteriormente. What happened was, cioè, quello che è accaduto, that the gel wasn't viscous enough. Non era sufficientemente viscoso. So I had a thin layer of gel. Quindi c'era uno strato sottile di gel. When I added the seeds, the seeds sank into the gel. E quando i semi venivano immersi, affogavano proprio nel gel. And so the seeds had poor gas exchange. I semi avevano uno scambio di gas molto scarso. So you can simply increase the viscosity, potete aumentare la viscosità del gel oppure aumentare la concentrazione. Next slide, please. Concentrazione dei semi. Okay. Shall we stop here? Or ci fermiamo? You want to keep going? Break? O andiamo avanti? It's fine already, but we can go a bit more. Go a little bit. All right. Sono le 5. Ancora 10 minuti. Well, dumping off il is dumping off, a big problem. Il dumping off è un grosso problema. And it's often caused by pythium, è causata dal pitio. Especially when it's wet and warm. Specialmente quando c'è un ambiente caldo e umido, bagnato. And it will spread rapidly. E si diffonde rapidamente da pianta a pianta, if the plants are growing close specialmente together, se le piante vengono fatte crescere molto vicine una all'altra. And it's either pre-emergent c'è anche un dumping off di pre-emergenza o anche di post-emergenza. Next slide, please. So I'm going to talk about a paper where io I used parlerò di questo articolo dove ho usato il tricoderma per controllare il pitium. Next slide. This is damping off. Questo è damping off di un amaranto. Next slide. This is the pathogen. Questo è il patogeno. Now, I'm not a pathologist, so io non I really don't understand all this. Specializzato in questo settore, quindi. And this is very hard research to do. Questa è una ricerca veramente molto molto complessa. I spent a year doing research just to get one paper. Per produrre un solo articolo è stato impiegato un anno. Because you have to grow the pathogen. Perché bisogna crescere il patogeno. At the right level, so you don't kill everything. Non uccidere niente, non distruggere nulla. And you have to grow the biological control agent at enough level to control the pathogen. Però bisogna al tempo stesso so crescere microbes fighting gli altri with elementi each other. Che possono controllare l'agente patogeno. Never again will I do that kind of research. No, non lo farò mai più farò questa ricerca, una ricerca simile. Okay. Next slide. Now the problem is with most chemical fungicides or synthetic fungicides, they have a pre-harvest interval, cioè un intervallo di 10 to 30 days, da 10 a 30 giorni, which is too long for microgreens. Che è troppo, è eccessivo per i microortaggi. And there are no chemical fungicides. E non ci sono fungicidi labeled for microgreens. Che the trouble is, microgreens are so new that nobody's really looked at this. Che veramente non si sa ancora molto sul tipo di fungicida da applicare. So quindi I looked ecco at biological è molto controls. Importante utilizzare degli agenti di controllo biologici. Next slide, please. So there are many quindi chemicals ci sono that control diciamo agenti chimici che fungono da fungicidi. But the problem is ERI, ma il problema è restricted il entry interval, cioè l'intervallo limitato interval. Di ingresso e l'intervallo di pre-raccolta, quindi REI e PHI. Next slide, please. So there are many biological control agents available. Ci sono molti agenti che possono fungere da controllo biologico. And I just happened to pick trichoderma. E io ho utilizzato il tricoderma. And for any reason in particular? Per una ragione in particolare? No, not really. No, veramente no. Just picked it. No, semplicemente l'ho scelto.
But then there's a company called BioWorks that's in New York. BioWorks, che si trova a New York. A plant pathologist in my department e c'era un was familiar nel with mio them. Dipartimento so. Che li conosceva, quindi lui un po' mi ha suggerito. The new product that they have un nuovo prodotto che avevano is a mixture of virens and Hartzianum. Di virens e di Hartzianum. So that's what I used. E quindi io ho usato quello. Next slide. Okay, you know this. I think Ma, this voi già is lo conoscete il REI, cioè l'intervallo limitato di ingresso. And the next one, the same thing. È la stessa cosa you dopo, il too. PHI che voi conoscete, l'intervallo di pre-raccolta. And this is important because questo è molto importante. Well, perché I shouldn't say anything. Cioè, scusate, no, non devo dire niente. Okay, next slide. All right, and just to show you, e adesso vorrei semplicemente mostrarvi. This is Aliet and Hurricane. These are synthetic Aliet fungicides. E Hurricane, you can see che the, sono delle the, sostanze the long sintetiche. REI, potete 12 vedere hours, la lunga REI, 48 hours. Costa 48 dollari. No, scusa. No, 48, you said 48 dollars. Isn't it 48 up there? 48. Sì, sì, c'è scritto 48. 48. Ah, ok, è del REI. Sì, sì, sono le ore del REI, cioè dell'intervallo limitato per il rientro. So these this is a fungal questo biological control, this is a bacterial biological control. E questo è un battericida. Zero e questi in 4 hours. Vedete, hanno da 4 and, a 0 and this REI. Apple, this half-eaten apple shows that it's not toxic. Questa mela mangiata vi mostra che, cioè vi fa capire che non sono tossici. Next slide, please. And this is the some pictures of. Queste sono alcune immagini che mostrano. This is the Pythium mycelium. Il Pythium. And the Trichoderma wraps around it. E il Trichoderma lo avvolge. And apparently the Trichoderma secretes enzymes that digest the Pythium. Che cosa fa il tricoderma? Riesce a distruggere quegli enzimi che digeriscono il fungicide, so I, e ha una resistenza understand. Innata a numerosi fungicidi. Ok, next slide. I think we'll okay, just to point out. Giusto per mettere in it, when you're doing this research, you have to have the pathogen. Dovete avere l'elemento. And this was the most excruciating part of the research. You have to inoculate the substrate with Pythium. But you have to inoculate at the rate that doesn't kill everything. Però attenzione, l'inoculazione deve avvenire in modo tale da non distruggere tutto. So this is what we eventually ended quindi up with. Ecco i risultati finali. Quindi una coppa Petri del diametro di 310 centimetri. I think Pythium aphanidomatum is here too. Anche correct. Qui this, c'è molto dibattito sul aphanidomatum, I think it's in Italy. Del Pythium. No, neither am I. Anch'io non sono un patologo, ma Matteo. Oh, ci sono molte species, specie, yes. Molte specie di Pythium. Fusarium, yes. Fusarium. Does Trichoderma control Fusarium? E il Trichoderma lo controlla? Oh, sì, li controlla okay. Tutti e due. And Phytophthora. And Phytophthora? La peronospora. Dipende dalle specie, era perché Phytophthora può anche crescere sulle foglie, ma se è nel suolo, no. E il and then I found out that Phytophthora is not a fungus anymore. Did you know that? It's no longer considered a fungus. Che non è più considerato un fungo. Phytophthora. Il Phytophthora. I guess I have to keep on track because of the streaming. Okay, so next slide, please. So in this experiment we had the pre-germinated la fase di pre-germinazione. Table beet seeds. And then we tried la barbabietola, Trichoderma, e poi abbiamo Hartzianum, Trichoderma plus Trichoderma virens at so many milligrams per seed ball. Con i milligrammi indicati per quantità di semi.
And so and half of the treatments had e la metà del trattamento è stata basata su AgroLig, which is actually a coal, che in realtà a coal material, è un materiale freddo, basically humic acids, acido umico. Okay, next slide. And so I use those little cups. I put the vermiculite in queste piccole coppe. Io ho inserito la vermiculite. Lo vedete proprio le 150% moisture. I semi del barbabietola, 150% di umidità, di acqua in quella coppa. And then I added the trichoderma. E poi ho aggiunto il tricoderma. Questo è senza l'AgroLig e invece l'altro è con l'AgroLig. Vedete il colore più scuro. Questa è una fotografia che vi mostra che durante la pregerminazione, durante il periodo di pregerminazione, le spore del tricoderma germinano e quindi possiamo avere il micelio che copre la vermicolite, ma anche qui in questo caso potete vedere anche la conidi, i conidi e in, I'm studying just a bit of pathologies for my master thesis. Sta studiando un po' di patologia per la sua tesi. Sometimes it's used. Però devo usare il microfono, eh? Oh yes. Se no non si può. Se usa il microfono. Quindi talvolta è usata nel compost e poi si utilizza l'aggregato di semi. So the quindi i risultati sono che in presenza di AgroLig la crescita dell'IFE, correggetemi se sbaglio, del THTV è più sviluppata e ci sono della formazione di conidi. La percentuale di dumping off invece viene diminuita in presenza di AgroLig. C'è una domanda. Allora, quando viene fatta la raccolta, se i tegumenti si attaccano ai semi, si vedono ancora i funghi? Si vedono ancora i funghi? Veramente non ci ho mai fatto caso. Non li ho mai esaminati al microscopio in laboratorio. Penso di sì. No, cioè a vista, con un'osservazione a vista. Non ci ho mai fatto caso, però i miei occhi non sono molto buoni, quindi. Questa è stata una delle prime cose che abbiamo fatto, una prova, una dimostrazione della patogenicità del Pythium. Il Pythium qui da solo ha ucciso tutto. Il Pythium con THTV, nessun problema. Qui invece abbiamo il controllo, nessun Pythium, nessun tricoderma, e qui invece c'è soltanto il tricoderma da solo. C'è anche addirittura il fatto che alcuni hanno riportato che il tricoderma stimola la crescita in alcuni articoli. So here are the results. Questi sono i risultati, le percentuali di dumping off, potete vedere la percentuale, anzi la quantità di tricoderma aumenta e la percentuale di dumping off diminuisce. E questo è a livello più alto di Pythium e a livello più basso di Pythium. E l'acido umico era estremamente benefico nel ridurre il dumping off. In quel caso, per esempio, in presenza dell'acido o in non presenza dell'acido, le percentuali sono variabili. E questo è vero perché il tricoderma realmente si alimentava sull'acido, perché è una fonte di carbonio per il tricoderma. Quindi i produttori utilizzano il tricoderma, ma usano anche altre cose come biostimolatori. Can you explain better the amount of tricoderma that you are using, the price?
It's a powder. Può spiegare meglio il tricoderma che usa se usa una polvere? Che cos'è questa seedball? La seedball è una palla. Sono diversi semi messi insieme, quindi uno per milligrammo, una palla per milligrammo. Quindi voi lei conta i numeri di palle di semi per milligrammi. Sì, io ho uno studente qui che si sta per laureare, altrimenti non si può mettere a contare a contare tutti i semi. Lo faccio fare ai messicani, non lo diciamo a nessuno. Next slide. And then shoot fresh weights. E adesso al peso fresco dei germogli, quindi con l'aumentare del tricoderma, aumenta il peso del germoglio fresco. Uno dei problemi che ho trovato è il controllo biologico, e questi agenti hanno una emivita molto molto basso, quindi bisogna usarli velocemente e poi refrigerarli, altrimenti perdono l'attività, il loro potere attivo molto velocemente. Let's skip that. Well, okay. Just that the AgroLid did reduce the pH. AgroLid veramente ha ridotto il pH, e apparentemente i funghi, perché sembra che il fungo si riproduca con un pH più basso. E qui la conduttività elettrica. So. As I say, pH 4.5, come ho detto prima, con un pH di 4,5, questo favorisce la crescita del tricoderma. Forse nel Montana, in alcuni stati utilizzano molto. Sì, penso che sia un leonardite, sì, è un materiale a base di leonardite. Next slide, please. Oh, yes, here we go. So the AgroLig did promote the growth. L'AgroLig promuove la crescita del tricoderma e contiene anche una percentuale maggiore standard. Next slide. I think I'm almost at the end of this. Let's stop here. Ok, ci fermiamo qui.